Amici, bentrovati ancora una volta su Horeca Channel Italia. Un saluto da Giuseppe Rotolo e abbiamo scelto per voi oggi 5 news molto particolari, vedrete. Oggi parliamo di un trend crescente nei consumi food e anche di un antico distillato sempre molto apprezzato. Poi due notizie curiose sulla birra e di una pubblicazione dedicata al mondo del vino. E infine di una accoppiata che potrebbe essere vincente, vedremo. Ieri 1 novembre si è celebrato il Vegan Day. Nel nostro paese vegetariani e vegani sono il 9% circa dei consumatori. Secondo l'osservatorio Immagino, l'indicazione vegan compare su 3.370 prodotti, 4% circa, e incide per il 2,7% sulle vendite totali del perimetro alimentare di supermercati e ipermercati. Diversi gli chef, anche stellati, che propongono piatti a base vegetale. Inoltre compagnie di consegne di cibo a domicilio confermano l'aumento delle richieste di cibo vegan. Secondo Deliveroo, la città più vegan d'Italia è Verona. Nomisma ha presentato uno studio su status e prospettive di sviluppo del mercato della grappa in Italia per conto di Assodistil. L'indagine, che ha coinvolto un campione di 1000 consumatori, ha evidenziato che il 29% degli italiani ha consumato grappa negli ultimi 12 mesi in almeno un'occasione, in caso a ristorante bar. Maschio, over 40, con capacità di spesa medio-alta, amante della compagnia e attento alla qualità. E questo l'identikit del consumatore italiano medio di grappa. La ricerca, con molte altre informazioni, ha acceso i riflettori sullo status e le prospettive di sviluppo del mercato della grappa in Italia. Ha fatto il giro d'Italia, battuta anche dall'ANSA, la notizia del sequestro di 15.000 litri di birra, suddivisi in 45.000 bottiglie da 0,33 centilitri, importata illegalmente, la cosiddetta triangolazione con l'estero. Dai riscontri documentali eseguiti dalle Fiamme Gialle è emerso un vorticoso giro di passaggi della merce, alcuni dei quali solo cartolari tesi ad evadere tasse ed accise. Eh sì, sul mercato del beverage avviene anche questo, prassi illegale e riprovevole che fa arricchire pochi e inquina il mercato di molti. Applausi invece per Christian Rothgering, che sempre trasportando birra è riuscito a portare in un colpo solo, pensate, ben 48 boccali di birra agli amici che l'avevano richiesta. È avvenuto in Olanda durante una partita di calcio. Bravo Christian, questi sono i trasporti che ci piacciono. Vi segnaliamo ora un'interessante pubblicazione, il libro Custodi del Vino, storie di un'Italia che resiste e rinasce, il racconto di viaggio di Laura Donadoni alla scoperta di vigne e cantine dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, cantine che lavorano ogni giorno per costruire e promuovere un messaggio di resilienza. Un bel libro che merita di essere letto, con dentro tante storie che ci fanno capire come il mondo del vino potrà avere un futuro migliore, anche dopo il Covid. Bene quindi ha fatto il Premier Draghi a regalare ai grandi della terra, in occasione del recente G20 a Roma, una bottiglia di vino, quello buono, con l'auspicio che apprezzino e rispettino gli impegni presi per la sostenibilità. Prosit! E chiudiamo con una notizia che ci mancava, anzi per nulla, quella di Gianluca Vacchi, l'imprenditore bolognese che spopola su Instagram con un seguito di 41 milioni di followers, ha deciso di darsi al kebab. L'atletico e performante Gianluca ha infatti deciso di aprire 5 ristoranti dove proporre il famoso e amato piatto tipico della cucina turca. Si chiameranno Kebabs e sono previste 3 aperture a Milano e 2 a Roma a dicembre. Vacchi e kebab, un'unione destinata al successo? Chissà. Grazie come sempre per la tua attenzione, iscriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ci vediamo domani, ciao! Tirami su di casa, da Bonaventura Maschio. Pastry e Brie. Il dolce, il salato e il buon bere, in un evento online da vedere tutto d'un fiato. Un nuovo format di Horeca Channel Italia, dedicato ai professionisti del mondo pastry e ai barman, ai manager della ristorazione, ma anche ai distributori food e beverage. Abbiamo per voi un sacco di cose belle e buone da farvi vedere. Attiva la campanella e registrati all'evento.